Ciao a tutti ragazzi! Ciao a tutti, oggi siamo qui con Xenoverse, giusto? Sì. Perché non avevamo niente da fare, quindi abbiamo detto, stiamo ok, annoiando. Prendiamo Xenoverse e facciamogli vedere come si fanno le medaglie PT in neanche 5 minuti, proprio sarà la durata del video, Wow, sarà super sufficiente. Veloce. Sì, anche perché con gli aggiornamenti adesso servono molte medaglie PT per comprare varie cose, insomma. Anche vestiti. E soprattutto i vestiti, soprattutto i vestiti. Scegliamo la missione numero 16, quella di Vegeta, che va bene. Va bene perché è la più facile da fare, insieme a quella successiva, la 17 di Goku. Caricamento. Esatto. Attendiamo anche un futuro DLC, sperando di che metteranno anche i personaggi di Dragon Ball Super. Anda. Servirebbe. Beh, personaggi come Dispo, abbiamo visto nell'ultima puntata, sarebbe molto carino. Sì. Anche allora mi sfugge il nome. La Saiyan donna. Colifla? Anche o Kill. No, anche il... Sì, sono i personaggi. Ha un grande potere, ma non è che poi come personaggio mi fa impazzire. Ma a me invece piacciono molto, sono i personaggi secondo me insieme a Ite più riusciti del sesto universo. Però mi incuriosisce tantissimo Jiren. Beh, credo che a breve lo vedremo combattere. Chissà che potere ha, che è così misterioso. Sembra un alieno grigio. Beh, lui sicuramente... Cioè, è un alieno, ok, però dico sembra quello grigio, i grigi. Beh, probabilmente avrà la mossa finale, non lo so, una sonda da mettere che ragazzi, in posti reconditi. Le sonde. Dove vanno sempre a finire? Certo, comunque, certo. Comunque, stare. Ecco, nel frattempo, come vedete, non ho proprio la mira azzeccata. È Vegeta che è molto veloce, scappa. In questo caso si sta parando. Vedete, è una mucchiata. Ragazzi, comunque, per chi non sta vedendo Dragon Ball Super, iniziasse, insomma. Sì, perché... è veramente bello bello. E più va avanti, e più si sta intrigando la storia. Sì, questo torneo del potere diciamo che ci sta prendendo... Anche perché ragazzi, se aspettate che arriva in Italia, fate vecchi proprio. Sì. Dicono che sia l'ultima saga di Super. Che vuol dire? In che senso? Che poi basta Dragon Ball. Esatto, così sembra. Ci lasciano sempre orfani. Beh, ma però non è ufficiale questa cosa, adesso la stiamo dicendo, ma... Gira voce, come si dice. Perché deve finire tutto. Cosa facciamo poi noi le serate d'inverno? Guardiamo le repliche. Ho capito, le impari a memoria. Nel frattempo manca poco, come vedete, per abbattere il buon Vegeta. Come vedete abbiamo la mossa di Black Goku Super Saiyan Rosé. Mamma mia, però così tutti insieme... Si fa festa tutti insieme. Ecco perché mi batti, perché io poi vedi, vado in confusione. Ecco qui ragazzi, come avete visto l'abbiamo finito, abbiamo anche raggiunto il punteggio più alto. Evviva tu! E come vedete 16 medaglie PT. Beh, ne dà un bel po' però. Sì. Se uno si mette in un attimo ci vuole poco a formarne abbastanza. E comprare tante cosine. Esatto. Allora ragazzi, vi abbiamo fatto vedere come si fanno le medaglie PT. Questo era un breve video, così anche perché insomma fa caldo e metterci sì, a ragazzi, fare altro oggi risultava difficile. Qui a Roma ci sciogliamo. Sì. Beh, credo in tutta Italia in questo momento. Bello l'effetto tutto rosato, così rosato, viola. Va bene ragazzi, detto questo ci salutiamo. Ci vediamo con il prossimo video. E ricordatevi di iscrivervi al canale e commentare. Naturalmente. Ciao a tutti. Tutti.